Ora te lo spiego cosa sto parlando. La tua legge, 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 la volte non ci partiamo da adesso, se prima una volta la settimana quando facete fate sempre solo cavolo di volta, allora siamo in posizione di quarto, ragazzi, in posizione di quarto non è tutto, quando noi abbiamo una linea muscolare che ci permette di caricare la testa, non la schiena scorta, non si può, sono dritto, vado al collo, lo tiro, lui fa resistenza, oh, ed è una legata, uno, due, e tre. Questo è il tavolo di classe, ok? Ti dico, se la metti sta almeno 12 kg, oh, oh, ok? Questa è stata la prima mossa che abbiamo fatto, e ora ne facciamo 10 a testa. Seconda situazione, oh, oh, vada, guardando, lui va indietro con la gamba, entro, mano, gamba, e proietto. Oh, uno, lui scala, due, io lo seguo, mano qua, l'altro sulla coscia, e faccio questo. Terzo. Terzo invece, io la prima gamba ce l'ho e lui non riesce a portarla indietro, quindi allontana solo l'altro. Oh, come fa a allontanare questa? Io non riesco a mettere il braccio più, allontana questa, bravo, ok, mi prendo questa, me la tiro, e mi guardo, ma che mi oh, oh, per lui è andato indietro, guarda la mano che fa, non fa a me, non c'è la mia cosa, oh, su, ok, appena mi tiro la gamba, io non cerco di esatto, ma cerco di rimanere. Oh, siamo arrivati qua, così ci capiamo. La cosa cosa faccio? Scivolo con le mani indietro e punto di 45 gradi. La terza gamba lo mangerai, se ce l'hai troppo lì. Ok, per rimanere in piedi. Facciamo la stessa parte. Oh, oh, sì, ok. La prendo, tu cerchi di metterti dritto. Ok, scivolo con le mani e ruoto. Ruoto, mentre abbasso con la spalla e con la testa, la su e su in linea. Rimanendo vicino. Fermo, stai. Sono qua, rimango vicino, non mi allontano, non è che me ne vado qua. Con la spalla rimango qua, abbasso le braccia e mezzo passo. Ok? 10 di uno, 10 di l'altro, 10 di l'altro. Ma come? Allora mi dico, non lo so. Io la testa. Vado con lui. No, è un occhio a parte. Ce la facciamo noi. Allora, disco di quanti tieni? 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11. 3, 3, 3, 2. 3, 3, 3, 2. Beh, nella lotta, stiamo parlando. Nella lotta tu sei cambiato con la piazza. Poi nelle MMA devo chiudere la guardia insieme, però quando tu sei a contatto con la tua gamba. Ma nella lotta in generale questa è la posizione, uno indietro, schiena dritta e pane avanti. Così? Sì, perché questo? Perché quando si inizia, dopo un saluto, la lotta è così, ci si mette in guardia e lui o mi prende al collo, o mi prende le gambe, o mi prende le gambe, sì, sto qua. Ho sempre la possibilità di evitare le sue prese. Si attacca con là, oh, e non lo leva. Quindi devo imparare, se invece sto così, già va, ho fatto volare, ok, non stare chiuso. Se lui mi attacca le gambe, io devo essere pronto, oh, pronto a non svolta, sempre pronto a tutti i paletti, ok? Dai, fate i gruppi a tre, che una coppia lavorano in due. Yeah.
facciamo